Tornano i video dove tartassiamo gli oggetti. Questo però è molto pericoloso perché potrebbe esplodere la casa. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi mi andrò a tagliare i capelli con una forbice. E ci crede pure. No, non mi andrò a tagliare i capelli, ma andremo a rompere questo vetro, che non è di vetro, ma è plastica. È del Mekonsen. Questo pezzo qua di plastica. Vedete che si scolla già. È veramente resistente, quindi lo andremo prima a tartassare e poi a bruciare. Vediamo se funziona. Sì, no, sì, funziona. Andiamo. Vabbè, si è già bucato, quindi immagino che il test delle fiamme lo facciamo già adesso. Infatti, oddio, vediamo quanto resisterebbe questo vetro in caso di incendio del telefono. Giusto una 6-7 secondi penso che resisterebbe questo vetro, questa plastica. Si è annerita ma non si toglie. Mettiamoci un po' di saliva, così può darsi che si è anche tappato il buco. Mamma mia, che puzza di merda qua dentro. Puzza proprio di merda. Vediamo qui l'alluminio. Sì. E adesso, ma si è aperta la scrivania da sola, vabbè. Però non passa attraverso. Sì, passa un pochino la fiamma attraverso il buchino dell'altoparlante, che spero vi abbiate visto il video su Instagram dove metto la scheda proprio di questo cellulare in acqua. Vi faccio fare anche uno shock termico, ma funziona, cioè nessun tipo di problema. Allora, alla fine del video andremo a rompere questo schermo che funziona. Ci dobbiamo cambiare solo i cavi. Questo è un display che funziona alla perfezione, però che ci devo fare? Da tipo 1 punto qualcosa pollici, 1,5 pollici di diagonale, tipo pochissimo, infatti sì, sono tipo 2 pollici di diagonale. Non stavo per bruciare, ma no, perché mi sto a bruciare, perché ho avuto io l'istinto così. Vediamo in caso di flame all'interno quanto ci mette ad entrare all'esterno. Ad entrare all'esterno. Che si è fatto un buco enorme qua dentro. Ma chissà se la colla è tossica. Se va in fiamme. Sì, adesso si sta di nuovo indurendo il tutto, però. Ok, questo giro si toglie anche il nero, meno male, è rimasto tutto. Si toglie anche il nero, così, meno male. Così vi posso far vedere meglio che qua ci si era fatto il buco all'inizio, poi si è tappato. Faccio vedere meglio con la fiamma, no, qua, ok. Vedete che si è tappato più o meno, simulo la luce, vabbè. Un po' una merda. Sono di troppe parolacce, però. Come vedete, io posso anche scollare questo pezzo, che tanto. Ok, ora proviamo a dare fuoco al display. Giusto che gli mettiamo un po' la fiammetta vicino. Per non far proprio bruciare i pixel. Adesso lo smonto così vedo se i pixel hanno danni. Vediamo. No, nessun problema. Non hanno danni i pixel. Mamma mia, si è tutto appiccicato qua. E mo', vedete? Ah, era al contrario che si rimetteva. Bello. Ma io sì che so bravo.
C'è pure un po' di tosse, però. Che bella vita. Vedete che prima o poi se tartassate, anche quando c'è il display all'interno, prima o poi il vetro, cioè questo pezzo di plastica, si curva. Vedete com'è curvato? Ve lo stacco proprio per... Vedete che si è curvata questa plastica, ma io la posso pure rimettere col fuoco di nuovo. Però quando è curvata, cioè non mi sono collato con la colla, ma... La posso pure un po' sciogliere io sta colla, però non lo so se muoio dopo. Io direi anche di ammorbidire un po' sta plastica, ma no, no, si mette ancora bene. Adesso test di resistenza agli urti. Ok, facciamo test di resistenza agli urti, questo con il display. Queste listarelle di colla serviranno per tenere il display così. Ma sono listarelle di plastica, di carta. Sì. Sono listarelle di carta, non si sa neanche perché ci stanno qua. Boh, che servono, non si sa. Vabbè, io come faccio a incollare il display così? Però devo schiaffare una botta, cioè... Ma non fa. Se quasi buca il display è finito. Perché già il display... Il display mica va bene, peggio. Non va male, va peggio. Siccome c'ho il telefono scarico... C'è la fotocamera, là, il Huawei, quello adibito a fotocamera. Metto qua. Oh mio Dio. Staccate la stanza. Se lo martellate però. Non va tanto bene la resistenza di questa plastica. Avrei preferito il vetro, però. Che almeno sapete com'è il vetro dei cellulari, no? Che si rimane, pure se si rompe, rimane sempre incollato tutto ad un pezzo. È così che lo vorrevo. Lo vorrevo, che ho detto. Ma comunque vi devo fare questa cosa, no? Guardate la zucca di Halloween. Bellissimo, vero? Metti il coso da qua vedi tutto così, bello. Ma pure un portacandele, come portacandele, buono questo. Sto qua, non mi preoccupate, non me ne sono ancora andato, accendo un attimo. Che oddio, mi stavo a morire. Ore 16:29 di venerdì 10 gennaio. Galaxy Samsung. Ok, i pixel ora hanno subito danni. Ora sì. Ho visto proprio i pixel che facevano quella cosa là. Tanto mo è rotto sicuro. Siamo a 10 minuti di video, non lo vorrei sfondare, però voglio fare uno scratch test. Non voglio, no, questo è il quaderno di Tex. Poi il professore mi picchia. Perché il professore picchia e... Che merda. Mm-hmm.
anzi no, vabbè, rifacciamo, facciamo finta che non ho fatto niente, facciamo livello 1, livello 2, livello 3, livello 4, livello 5, livello 6, fino al livello 7, non credo resiste fino al livello 7 però, andiamo così. Sì, visible stretches. Già dal livello 1 si sono fatti alcuni taglietti. Dal livello 2 è proprio un taglio. Livello 3 si è quasi... Mi sono pigliato un infarto. Perché sta a sbatte la porta. Livello 3 si è quasi bucato. Cioè. Al livello 4 si sta per rompere. Ma perché è un display secondo me pure di plastica. Scratch livello 5, piccoli buchi sulla superficie. Livello 7, livello 6 secondo me. Già è così. Livello 7 sta fuori, quindi non lo facciamo. È fuori dal display il livello 7, quindi no. Pure la scheda tanto è rotta dello schermo. Cioè, sta sparando mai i pezzi, quindi non penso funzionerà più. Questi sono i danni subiti, non si vedranno mai perché la telecamera fa schifo. Test di rottura, vediamo se è tutto sfrantumato, vi porto, eccolo, vediamo se è pure aperto, vediamo. Rotto. Via, rotto. Si è rotto il vetro, raga. Si è rotto il vetro. Non so se si vede, ma il vetro è crepato. Mamma mia, che bello. Oddio, prendiamo la torcia del cellulare. Ecco. Vedete che il vetro è crepato. Mi metto qua.